Celebriamo la 31esima domenica del tempo ordinario. In questa domenica la figura che emerge è quella di Zaccheo, però iniziamo subito dalla lettura del libro della Sapienza. È un altro bellissimo testo del Primo Testamento e in questo libro della Sapienza che vi invito a poterlo leggere, che offre molti spunti per una riflessione, si leggono queste parole. Tu infatti ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che tu hai creato. Dio ama tutte le cose che esistono. Altrove è scritto anche che la gloria di Dio è l'uomo che vive. Dio ha compassione per l'uomo. Dio ha compassione per tutte le cose che ha creato. E questa compassione di Dio, insisto su questo atteggiamento di Dio nei confronti degli uomini, è totalmente rivelato in pienezza da Gesù. Incontra Zaccheo, questo uomo piccolo, questo uomo che ingiusto rubava, questo uomo che era un esattore delle tasse ed era malvisto dai giudei, ma questo uomo viene incontrato da Gesù e Zaccheo, affascinato da questa persona, riceve l'invito da parte di Gesù di sedere a mensa con lui. Zaccheo lo ospita nella sua casa e accade la conversione. La piccolezza di Zaccheo non deve indurci a pensare al senso della sua umiltà. La piccolezza di Zaccheo indica invece, ed è significativa, della restrizione mentale o dello sguardo piccolo che abbiamo sulla realtà, sul mondo e a volte anche su Dio. Gesù spalanca la visione di Zaccheo e la spalanca non imponendo una norma o una regola, ma Gesù spalanca la visione di Zaccheo, questa visione minimalistica che egli possedeva, entrando in relazione con lui. Fondamentalmente, Papa Francesco, quando ci invita ad essere discepoli di Gesù in cammino con gli uomini, senza giudicare nessuno, ma mettersi accanto alle persone per poter condividere con loro un tratto di strada, ci sta consigliando questo atteggiamento interiore di compassione che Gesù ha avuto e che mediante la sua Chiesa continua ad avere nei confronti degli uomini di oggi. A tutti voi una buona domenica.